i podcast di LCN Sport. Buongiorno, buongiorno, buongiorno amici di Diario 1912 La Calcio, l'ecco dei venerdì 12 luglio 2024. E allora, chiudiamo questa settimana feriale che è stata discretamente portatrice di novità, di cose, perché comunque abbiamo iniziato nel giorno di lunedì con tanta roba, obiettivamente tanta roba, perché abbiamo avuto la conferenza stampa di presentazione di Minadeo, Baldini e di Vitali. Poi la sera abbiamo avuto l'ospitata di Francesco Aliverdi, quindi vicepresidente della società, figlio di Agnello Aliberti, che è venuto da noi, dalle CN Sport, l'Eco Channel, il Blu e il Celeste, la passione di una vita, e ci ha raccontato tante cose, ha risposto soprattutto a voi, ed è obiettivamente l'unico modo che avete per interagire direttamente con la proprietà, la società, quando si presenta la possibilità di farlo, quindi quando riusciamo a organizzare questo tipo di appuntamenti. Noi sinceramente siamo contenti di farlo con voi, per voi, perché sì, è vero, è un servizio giornalistico, quindi ci guadagniamo in termini di visibilità, è ovvio, lo sapete, non è che noi ci raccontiamo favole particolari, però soprattutto la cosa importante è che voi siate al centro del discorso e possiate avere modo di avere realmente voce in capitolo, con domande, suggerimenti, proposte, tutto quello che serve, critiche se c'è bisogno, qualcuna è anche arrivata, e insomma abbiamo avuto due ore intense e importanti. Partiamo col ritratto blu celeste, oggi è molto breve, abbiamo un compleanno di un ragazzo che secondo me avrebbe meritato di più dalla sua carriera, ma che ci ha fatto divertire, perché le sue qualità le abbiamo viste, sono importanti, però alla fine si è un po', non so se dire perso per strada, però la sua carriera ha preso delle pieghe verso la riduzione delle ambizioni, almeno dal punto di vista della categoria. Parlo di Davide Di Gioia, nato a Sesto San Giovanni 1996 dalla Berretti del Brescia, è stato inserito più che 18enne in prima squadra Lecco, dove inizia praticamente la carriera. Lui è passato anche dal Milan, tenete conto di questa cosa. Esordisce in Coppa Italia 24 agosto 2014, l'Eco Ciserano 2-1, titolare fisso per due stagioni nel ruolo di trequartista. Dopo il primo anno ha avuto la possibilità di andare a Bari, contattato anche dal Pontedera, ma piuttosto che riniziare dalle giovanili ha preferito rimanere lì al Lago. Tra tre presenze in Coppa e 57 in campionato, compresa una presenza dei playoff, è stato schierato titolare prima da Rocco Cotroneo, da Sergio Zanetti, quindi da Luciano De Paolo in 58 occasioni, sostituito in 18, chiude con due reti l'attivo entrambi in trasferta al Ciserano e al Pontisola. Continua la carriera al Racing Roma, che prova a fare una puntata in Serie C tra i professionisti, ma gli va male, ma in generale il Racing Roma non è che abbia grande percorso e grande fortuna. Poi va a Caronnese, in Veruno, Muggiò, Mistaglia Maresso e Prolissone, dove giocherà anche la prossima stagione. È una carriera comunque a livello regionale non banale, però secondo me Davide Di Gioia avrebbe meritato di più. Meritato di più perché ci ha fatto veramente vedere in quel biennio delle cose importanti, perché gol, inserimento, temperamento, personalità. Guardate che Davide Di Gioia era un giocatore che veramente in Serie D faceva veramente ben sperare. Poi tante volte le parabole dei giocatori prendono delle traiettorie che sono un po' assurde. C'è chi non ci arriva per colpe proprie, perché non ci crede abbastanza in maniera molto banale. C'è chi non arriva per sfortuna, e Di Gioia ha preso anche veramente un po' un treno sbagliato con la Racing Roma. E c'è chi non arriva perché non è il suo momento. Però non è il suo momento, in quel momento passa l'unico treno della sua carriera e non ci torna più. C'è un altro giocatore che vado un attimo a braccio, perché oggi non abbiamo tantissime cose da dire, che secondo me avrebbe meritato di più, e questo è Marco Civilleri, che la Serie C1 l'ha vista a Taranto di recente, e quest'anno non fosse stato per Giacomo Odica, che per lui non è che vede, stra vede,
non avrebbe più visto il professionismo. Invece comunque di Mister Modica l'ha preso, l'ha portato a Messina, ha giocato poco, ma col poco che ha giocato l'ha fatto bene. Un giocatore con fisico, colpo di testa, calcio a due piedi, inserimento, un giocatore totale che però ha bazzicato in categorie che secondo me non hanno proprio niente a che fare con il suo talento. Ecco, l'abbiamo visto proprio con Giacomo Modica nel 2011-2012. Tu dici, ma questo va a fare di più. È vero, Alecco retrocesso, ma va a fare di più, non può non stare almeno in C1B per tutta la vita. E invece poi il calcio prende questo tipo di traiettorie e vedi arrivare gente che dici boh, e poi vedi scendere gente che dici ma dai, ma non è possibile che stia lì. È così, è un po' la fortuna, il merito che si devono trovare allo stesso momento, perché uno senza l'altro, guardate che non bastano. La fortuna batte il merito tante volte, mi viene da dire anche troppe, perché il merito dovrebbe sempre battere la fortuna. Invece, allora, per venire ai fatti nostri, fattacci nostri, ci stiamo avviando verso un fine settimana, l'ultimo fine settimana noioso dell'anno. Me lo passate questo termine? Penso di sì, perché sarà comunque l'ultimo fine settimana di mancato calcio. No, non è una citazione di Lele Adani, per niente, è qualcosa che riguarda noi, perché altrove si è già iniziato. Ieri abbiamo fatto l'esempio della Torres, ma non è l'unica che in Serie C ha iniziato col proprio percorso 2024-2025. C'è chi se la prende magari un pochino più lunga, un pochino più comoda, anche perché loro avranno il trasferimento sul continente, andranno a Sappada, per dire, quindi dovranno andare in Friuli, dovevano andarci già anche l'anno scorso, poi sono andati altrove. Vabbè, insomma, non ci si troverà credibilmente, ma insomma tutte le squadre hanno insomma il loro programma. Chi non ha già iniziato lo farà a breve, l'Ecco non sarà tra le prime, nemmeno tra le ultime, inizierà in un periodo assolutamente normale per quanto riguarda la stagione che appunto riguarderà gli anni 2024-2025. Ricordo le tappe: lunedì sera 15 luglio, a parte la mattina alle 11, i calendari. Calendari alla mano, alla sera ci sarà il raduno a Lecco. Primo momento importante. Tra l'altro, raduno particolare nel senso che si troverà gente che si conosce, punto. Perché se andate a vedere del calciomercato di gennaio, chi c'è? Chi c'è? Frigerio? Dalmasso? Non è che andiamo molto oltre, e quindi alla fine è veramente tutta gente che tra l'altro si è allenata per un periodo con qualcuno che rientrerà col Battistini di turno, non solo. E quindi alla fine veramente sarà un raduno tra gente che si ritroverà subito. Non ci sarà neanche fondamentalmente da formare un gruppo, anche perché di recente insomma qualcuno a Lecco si è incrociato, qualcuno del gruppo storico a Lecco si è incrociato, ritrovato, l'abbiamo detto lunedì con il vicepresidente Aliberti di questa cosa, ma insomma non è niente di ovviamente particolare da tenere nascosto. È normale, quando si creano legami di amicizia è giusto che questi vengano coltivati e portati avanti, come insomma se voi andaste a trovare un amico a 300 km da casa, no? Fosse un amico vero, lo andreste a trovare molto volentieri, vi fermereste due giorni a casa sua o comunque passare due giorni con lui. E quindi sarà un raduno abbastanza particolare. Io credo che però poi con l'inizio della stagione 24-25, col raduno, col primo allenamento di martedì, aspettiamo ancora la comunicazione ufficiale dell'orario, si vada a definire un po' di programmazione anche sul mercato, ovvero siamo finalmente faccia a faccia tutti i giorni, parliamo un po' di quelle che sono le mie società, tue, giocatore, ambizioni, volontà, sei delle proposte, ma io voglio tenerti, che facciamo? Insomma, cerchiamo di trovare un compromesso, alla fine un contratto, questo è un compromesso per qualsiasi tema, insomma, che sia la casa, che sia un contratto di lavoro, e cerchiamo di andare avanti con un percorso che può regalare
forse, speriamo, delle reciproche soddisfazioni. Lecco si allontanerà molto dal percorso dell'anno passato, e proprio per questo faccio l'esempio di gennaio, con veramente un lascito quasi inesistente, e invece tornerà a costruire su basi che erano quelle dell'estate scorsa. È una questione abbastanza particolare, perché è vero, noi siamo retrocessi con un grosso lascito dalla stagione precedente, ma un grosso lascito che deriva dal mercato fatto per larghi tratti nel 2022, ma anche nel gennaio 2023. E quindi è un po' come riattaccare la spina rispetto a un anno fa, ed è una situazione che fondamentalmente poco ci accomuna rispetto alle altre retrocesse, ma in generale è una retrocessa tipo, no? Che porta avanti un percorso per un anno, dopo aver fatto magari un mercato importante nell'estate precedente, fa un anno negativo e poi si ritrova un blocco l'estate seguente, però appunto portato avanti per 12 mesi. L'Ecco invece, per a dirla tutta, si porta avanti un blocco da 6 mesi con interruzione, e adesso riprende con lo stesso blocco per una buona percentuale. Sono incuriosito dall'approccio, dalla reazione che ci sarà dopo questo passo indietro a livello di categoria. Già l'Ecco Milan Futuro ci racconterà qualcosa, le amichevoli ci faranno capire qualcosa, per dire, con Tacchinardi ci avevano fatto capire che le cose stavano andando male, e infatti poi non sono andate bene neanche in campionato, fino all'arrivo di Foschi, e lì c'è stato un ribaltone a livello mentale, perché poi i giocatori erano i medesimi, però si era capito che non c'era feeling tra la guida tecnica, il gruppo, che poi in realtà è stato portato avanti per tutto il resto dell'anno, al di là delle operazioni di gennaio che non furono chissà quante. Ripeto, sono incuriosito, sono molto desideroso di tornare a Riga Monticeppi, perché martedì insomma sarà un po' un raduno per tutti. Un raduno non è una cosa di squadra, il raduno è una piccola festa popolare. Pensate alle squadre di Serie A, il Milan quest'anno c'è stata un po' la diserzione con bandiere via dicendo della curva sud, però in genere richiama 3.000-4.000 persone tutti gli anni, perché è una piccola festa popolare, un momento di ritrovo, un momento di vediamoci tutti insieme perché iniziamo insieme questa stagione. Ed ecco, l'anno scorso fu così, con l'anno scorso fu così, e sono sicuro che quest'anno sarà una cosa, se non uguale, molto simile, perché comunque io vedo un interesse crescente, poche critiche rispetto all'operato attuale, evidentemente c'è molto credito da spendere perché la proprietà è nuova. Non so, magari piace anche questo modus operandi abbastanza aziendalista, nel senso che si ragiona come azienda, e che è totalmente in antitesi rispetto a quello con il quale abbiamo avuto a che fare negli ultimi anni. Ditemi un po' cosa ne pensate anche voi, le sensazioni che avete in questi giorni. Oggi è venerdì, sabato, domenica, lunedì è dietro l'angolo, e magari iniziate a sentire un po' la farfalla nello stomaco che gira, perché comunque un inizio di stagione è portatore di emozioni che speriamo di tenerci dentro, trascinarci per tutto il resto dell'anno. Per il resto, il calciomercato, ho detto ieri, ho scritto su lcnsport.it. Per il momento sul tavolo della società, della proprietà, non è arrivato qualcosa. C'è il nulla cosmico. Quindi che un giocatore venga fatta una proposta, ok, va bene, ci sta. Il Pisa ha parlato prima con Buso che con la proprietà. Per Crociata possono arrivare le proposte dalla Turchia. Per Frigerio può esserci una proposta dal punto di vista contrattuale. Però, signori, finché sul tavolo della società, sul tavolo della proprietà, c'è niente, quelle sono chiacchiere. Fosse anche un trasferimento a 0 euro, la proposta ci deve essere, e continuo a pensare che se un giocatore deve andare all'estero o deve andare in categoria superiore, ci deve essere, o anche in categoria, stessa categoria di Serie C per una squadra importante, deve esserci un corrispettivo economico degno. Se Buso deve andare in Serie B, deve esserci un corrispettivo degno. La Feralpi Salò, che comunque è retrocessa, ha fatto 36 punti, ma è comunque retrocessa, ha beccato dal Cagliari 2 milioni a un giocatore di prospettiva. Perché Buso dovrebbe andare via da Lecco per una ciocca di latte, come si usa dire dalle nostre parti, quindi per poco corrispettivo?
siamo retrocessi noi come sono retrocessi loro. Buso ha fatto 9 gol in una squadra di disperati senza rigori, perché dovremmo regalarlo? Lui non sta battendo i piedi per andare via per tutta una serie di motivi e non vedo perché la società dovrebbe mandarlo via a calci. Si aspetta, arriverà la proposta giusta? Bene, non arriverà la proposta giusta, Buso ancora 2 anni di contratto, ha una cifra importante, come è giusto che sia perché è un giocatore importante, e non credo che avrà il mal di pancia a rimanere a Lecco, perché a Lecco si trova bene e quindi questo è già un buon passo verso la permanenza, che non deve essere fatta a tutti i costi perché poi non produce mai niente di buono, ma se è di comune accordo, perché no? Non sta scritto da nessuna parte che alla fine deve andare via ad ogni costo. Buona giornata a tutti e forza Lecco sempre.